noi, come Partito Democratico, abbiamo scritto nel nostro blog il futuro è cominciato. E credo che in realtà noi dovremmo dire che senza il lavoro non c'è speranza del futuro. Ecco, dovremmo cominciare a dire che la centralità del nostro futuro sta proprio se noi rimettiamo al centro la questione del tema del lavoro. Noi vogliamo che il tema del lavoro parli anche dentro la politica. Parla poco il lavoro. Allora, bassi salari, lavoriamo di più e grande precarietà. Uno potrebbe anche dire che il sistema capitalistico italiano ha retto anche per la tanta precarietà che vi è stato in questo paese, che è stata scaricata in modo particolare sui giovani. La precarietà non va d'accordo con la qualità, non va d'accordo con la coesione, è un'incertezza complessiva. Naturalmente l'obiettivo nostro credo vi sia quello di cancellare con la precarietà, deve essere una priorità dell'azione politica, ma deve essere una priorità anche del nostro agire come partito. Anche la precarietà può essere affrontata attorno a una cultura delle politiche attive del lavoro. Ossia, si riesce a mettere attorno una cultura delle politiche del lavoro, attorno a una serie di ammortizzatori sociali, credo che da questo punto di vista daremo una risposta anche in positivo attorno alla precarietà. E questo mondo del lavoro cosa chiede? In realtà chiede un po' maggiore essere riconosciuto, chiede maggiore giustizia, chiede naturalmente che un riconoscimento sia non soltanto verbale, sia un riconoscimento anche sostanziale, quindi sulle sostanziali è anche un riconoscimento da un punto di vista economico. E naturalmente non soltanto dal punto di vista economico, quindi migliorare le condizioni di vita, e quando dico migliorare le condizioni di vita intendo anche dare risposte salariali, che in Trentino è possibile. Quando vuol dire, è stato abbassato il costo per gli asili nido ed era in discussione allora il contratto dei metalmeccanici, quel meccanico che aveva un aumento di 100 euro, ma dall'altra parte ha abbassato l'asilo nido di altri 100 euro, è chiaro che abbiamo dato una risposta di 200 euro. Non è un sufficiente, ma sicuramente è una risposta più avanzata rispetto ad altre regioni e altre province. Ecco perché sul problema tarifario noi abbiamo una grande capacità, una grande possibilità di salvaguardare i redditi di pensionati e di lavoratori. Questo è un po' la cultura del lavoro, anche da un punto di vista poi del lavoro e dei salari. Quindi la misura che il governo di centrosinistra aveva messo in campo sul lavoro avevano avuto questo raggio di azione. Da un lato sostenere i redditi e abbassare il costo del lavoro per le imprese, quindi per aumentarne la loro capacità e la loro competitività. Dall'altro affrontare in termini di regolazione e di diritto del lavoro le questioni legate alla precarietà. Oggi la parte del paese che è a rischio è la classe media e la classe media oggi sta vivendo le grandi contraddizioni che si stanno riversando sulla mancanza di politiche pubbliche di sostegno ai redditi, alla famiglia, le cose che diceva prima Bruno. Tutti a livello delle regioni a statuto speciale non li possiamo mettere, se no l'avremmo già fatto, no? Vuol dire che le regioni a statuto speciale scendono rispetto al fatto che bisogna livellare, innalzare gli altri, e io vorrei che ci fosse un moto di ribellione di regioni come il Trentino, come l'Alto Adige, come i Friuli, che hanno amministrato bene, a sentirsi equiparati alla Sicilia, che è sempre regione a statuto speciale, dove l'altro giorno, per non nominare i commissari, visto che si sono stracciati le vesti su Napoli, ma nessuno parla che hanno dato 140 milioni al medico di Berlusconi con la Scapagnini, ha avuto una voragine grande così in Sicilia. Penso proprio a questo tema del lavoro, che guardate, abbiamo fatto fare uno dei tanti sondaggi, no, in questo momento li fanno tutti, abbiamo chiesto di mettere in fila i temi, secondo quelli per l'interlocutore, quali sono i temi principali con cui il governo provinciale nei prossimi anni dovrà misurarsi. Ci aspettavamo naturalmente la sicurezza, in realtà non è così. La sicurezza è al quarto posto, al primo posto hanno messo pensa proprio questo tema del lavoro, della precarietà, della disoccupazione, poi le politiche giovanili. Segno questo che anche da noi, dove abbiamo un tasso di disoccupazione poco più che fisiologico, no? Ecco, 3%, quindi è una varia di... Però c'è questa preoccupazione. A me piace che su un tema del genere, tra l'altro, ci sia anche una sorta di simbolizzazione all'interno della rappresentazione del Partito Democratico, è data dalla presenza anche del Bruno, insomma, no? Che in qualche modo, insomma, no? Con un percorso
come suo impegno sindacale, testimonia anche questa attenzione. Tra l'altro poi oggi c'è poco da fare, ma soprattutto per le famiglie più giovani, che sono quelle maggiormente esposte a un carico di spese iniziali, no, più sostenute, appunto i bambini, magari il mutuo per la casa, c'è come dire, una pressione di voci di spesa che è molto più forte, no? Questa questione degli asili nido, dei servizi rivolti, insomma, noi abbiamo fatto la proposta che l'asilo nido cessi di essere un servizio, come dire, di carattere aggiuntivo, perché oggi è interpretato così, ma debba assolutamente rientrare tra i servizi essenziali, quindi essere del tutto omologato alla scuola materna, come soglia d'accesso, come costi, come funzionalità, perché oggi c'è davvero necessità, c'è davvero un bisogno molto forte di questo servizio. Allora, certo.